C'erano tanti galli nel pollaio che si contendevano alla fine un posto che poi non è stato garantito a nessuno. Ne parlavo proprio oggi pomeriggio, mi sono presa un caffè con due amici, Gianluca Lamberti e Mesbet, si parlava proprio di questo. Sì, con Mesbet si notava che cosa? Che negli ultimi tempi c'è una capacità di far cadere le maschere che è accelerata molto più veloce di prima, per cui basta essere in qualche modo pazienti, aspettare un attimo lungo la riva del fiume, non devi più aspettare tanto tempo rispetto a una volta, le maschere cadono. Secondo me molte persone che si fanno anche paladine della controinformazione o di certi valori all'interno dell'area del dissenso, in realtà attaccano il sistema perché ci vorrebbero essere e quindi poi diventano un po' l'altro lato della medaglia, sono esattamente speculari al sistema che tanto dicono di combattere. E quindi penso che si sia creata tutto questo veleno, si sia creato perché c'erano tanti galli nel pollaio che si contendevano alla fine un posto che poi però non è stato, insomma, non è stato garantito a nessuno. E poi sono emerse tutte queste invidie, oltre che questa ambizione, questa cattiveria, questa meschinità da parte di molte persone, perché, ed è per quello che io ho sempre detestato e continuo a detestare questo aspetto della politica, perché vedendola, avendola vista anche per lavoro per tanti anni, ma soprattutto quando lo vedi tra le persone che dovrebbero essere, si fanno, diciamo, le paladine di un certo tipo di messaggio e secondo me ti ferisce di più perché ovviamente è più ipocrita.